Ciao, sono Celeste Frigo e oggi siamo qua al Funky Junk Studio di Milano. Oggi vedremo come utilizzare Thermionic Culture The Phoenix su un full mix. Noi mettiamo questo compressore su un master come compressore sul bass praticamente del mix. Allora, incominciamo a guadagnare un po'. La threshold leggerissima, proprio leggera, con un attacco abbastanza lento. Un release abbastanza lungo. Il filtro sulle basse, perché lascia le basse belle libere. A livello generale non cambia tantissimo, ma cambia tutto il body che c'è sotto. Le voci, tutta la parte delle voci, dei cori esce molto di più, lasciando abbastanza libera la parte della cassa. Ora possiamo andare a guadagnare sull'uscita per avere il livello in mix. Scendiamo un pelino con l'input e guadagniamo con l'out per avere il suono all'uscita senza modificare troppo la compressione quando entrano le voci. C'è la differenza? Quello che ci darà il corpo al nostro mix durante la lavorazione del mix. Mettiamo il release un pelino più veloce, si sentirà un po' di più l'effetto di compressione. E guadagniamo un po' sull'uscita. Guadagnare un pelino ancora sull'input, sentiamo la differenza. Cambiamo il filtro sulle basse, ma tende a scomparire un po' la cassa. Avere ancora più livello, possiamo salire ancora. La vogliamo sulla valvola. Così poca compressione e tanto suono, proprio dovuto all'input della macchina. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!